In base a questa situazione di emergenza abbiamo dovuto chiudere il ristorante, nel senso che non possono pranzare qui in sede, ma con gli asporti però noi facciamo circa 50 asporti al giorno, quindi diventa un po' più complicato perché bisogna recuperare vaschette, bustine e quindi c'è un costo comunque maggiore. Come fate a sostenere e a sostenervi? Ovviamente la vostra è un'associazione, ma c'è anche di tanta solidarietà, no? Da parte dei salernitani che vi sostengono. Certo, c'è tanta solidarietà quest'anno, veramente in questa crisi, diciamo così, ci hanno sostenuto veramente tante persone tramite delle donazioni, ma soprattutto acquisto di beni alimentari, di giocattoli e anche ci hanno aiutato a sostenere le calze per i bambini. Quindi rispetto agli altri anni siamo riusciti a fare veramente molto molto di più perché c'è stata tanta tanta solidarietà.